quale via possiamo imboccare per partire alla ricerca dell'uomo che vive dentro di noi? In un'epoca in cui essere maschio è complicato e richiederebbe un azzeramento della struttura dentro la quale i nostri predecessori ci hanno imprigionati, come possiamo noi maschi realizzare la versione migliore di noi stessi per poterla donare agli altri in tutta la sua bellezza ed energia costruttiva? Mi chiamo Paolo e sono un uomo qualunque. Non sono uno psicologo, né un filosofo e neppure uno dei tanti guru che si trovano in rete. Non mi reputo un intellettuale e detesto in genere ogni tipo di etichetta. Sono solo un uomo che riflette e cerca di capire dove è arrivato. Se vorrete, potrete accompagnarmi in questo viaggio fatto di racconti e riflessioni che non avranno lo scopo di insegnare o di trovare soluzioni, ma che vogliono unicamente offrirvi un'occasione di riflessione e, spero di cuore, una prospettiva diversa dalla vostra. Benvenuti o ben ritrovati a tutti. Anni fa ho visto un film bellissimo, ma terribile, La tempesta perfetta. Sono passati 24 anni. Sono andato adesso a verificare su Wikipedia, è del 2000, diretto da Wolfgang Petersen, con George Clooney, Mark Wahlberg e Diana Lane. Ed è tratto da una storia realmente accaduta durante l'uragano Grace, nell'ottobre del 1991. Un film bellissimo, dicevo, che racconta la storia drammatica di questo equipaggio di pescatori che, durante l'ultima uscita della stagione, dalla quale in pratica dipendeva la loro sopravvivenza economica nei mesi invernali successivi, vennero sorpresi da una tempesta eccezionale, matematicamente perfetta, perché era il risultato della somma di due cicloni provenienti uno da nord e l'altro da sud. Questi si combinarono in un unico superciclone con il centro nella zona delle Bermude, sull'Oceano Atlantico. Ecco, purtroppo, ecco, immaginate che non ci fu un lieto fine in questa storia. Ma il punto per me non è questo, ovviamente. Quello che mi colpì di questo film fu la capacità di raccontare la forza di volontà che questi marinai, che almeno nella finzione, dimostrano combattendo fino all'ultimo respiro per resistere a quella che sembra una fine inevitabile. Ecco, la domanda di oggi è: a voi è mai capitato? Quante volte ci siamo sentiti così? Quante volte ci siamo sentiti in balia della tempesta della vita? Siamo stati sballottati a destra e a sinistra dai marosi degli eventi che si susseguono uno dopo l'altro senza pietà, sbattendoci contro le pareti della barca della nostra esistenza. A me è successo alcune volte, non troppe per fortuna, ma quanto basta. E sinceramente spero che non capiti più. Ma perché vi racconto di questa immagine oggi? A prescindere dal consigliarvi il film, se non lo avete ancora visto, ne vale la pena, io quello che volevo mettere a fuoco in questa puntata è un'altra cosa. Seguitemi. Siete lì, in preda al panico, che lottate con tutte le vostre forze per sopravvivere, per non affogare. A cosa pensate? O meglio, cosa immaginate come elemento di salvezza? Una corda? Una scialuppa? Un SOS lanciato via radio? Un razzo d'emergenza? Personalmente, nessuno di questi oggetti è in grado di darmi sollievo, sinceramente. Io invece vado con il pensiero ad un faro. Sì. Proprio un faro. Immagino e vedo chiaramente di fronte a me il fascio di luce di un faro
che penetra la tempesta e che mi indica la rotta verso la salvezza. Immaginate, siete lì completamente inermi di fronte alla forza degli elementi, ma quel fascio di luce vi dona improvvisamente una nuova speranza. Guardate verso quel punto di luce e sentite le vostre forze tornare centuplicate e dentro di voi rinasce la volontà di lottare per la vostra salvezza. Ecco di che cosa volevo parlarvi oggi. Arriva per tutti il momento della tempesta, ma quello che non tutti hanno è un faro che indichi loro la via della salvezza. La differenza tra quelli reali che l'uomo costruisce su alcuni scogli per indicare scientificamente la rotta alle navi, i nostri fari interiori siamo noi a costruirceli, ma lo facciamo mentre viaggiamo lungo la rotta della nostra vita. Per me sono la rappresentazione delle cose per le quali vale la pena vivere e vale la pena tenere duro. Mettiamo da parte per un attimo il fatto che la vita in sé dovrebbe essere per tutti un dono già talmente grande da bastare da sola a autosostenere la nostra motivazione, no? Per viverla. Ma dobbiamo considerare che non è per tutti così, non per tutti la vita in sé è sufficiente, anzi, direi che purtroppo questo vale per pochi. Ma abbiamo un'altra possibilità per trarci in salvo da soli. Possiamo identificare delle ragioni specifiche che ci siano da riferimento, ci facciano da riferimento, che siano in grado di darci quel sostegno in più, soprattutto nei momenti di difficoltà. Ma Paolo, dici sempre che bisogna evitare di proiettare verso l'esterno le proprie aspettative, ma ti stai contraddicendo. Sì e no, amico mio. Qui non sto parlando della proiezione della nostra possibilità di salvezza verso un oggetto esterno. Non voglio aggrapparmi a qualcosa o a qualcuno di reale e dipendere da lui, no. Diciamo che voglio piuttosto identificarlo come un motivo in più per lottare con tutte le mie forze. È un trucco in fondo, no? Ma fatto a fin di bene. Aggrapparsi all'idea di un evento, di una persona, di un affetto e trasformarlo nel faro che ci indica la rotta, a mio parere può salvarci la vita. Ma attenzione che questo dobbiamo farlo senza che il nostro faro sia caricato consapevolmente di questa responsabilità. Eccolo il trucco. Lui deve semplicemente rimanere lì, fermo sugli scogli, a prescindere da quella che sarà la nave che salverà dal naufragio. Faccio un esempio. Per me questo faro, almeno uno dei miei fari, è mia figlia. Io credo che lei sia venuta al mondo per molte buone ragioni, ma su tutte la principale è quella di salvarmi. Fin da piccola Vera, mia figlia si chiama Vera, è sempre stato un riferimento per me. È arrivata e ha spostato tutti i pezzi sulla mia scacchiera. E badate bene che non lo dico da padre tronfio del proprio ruolo di tutore, ma no, al contrario, lo dico ricordando del giovane uomo che ero, no? Che improvvisamente si ritrovò ad affrontare un altro genere di vita adulta. È stato come passare ad un altro livello. E quella bambina, che oggi è una giovane donna, è arrivata a mettere un po' di ordine nella mia vita. Attenzione, non confondiamoci con quell'altro luogo comune che vede i genitori realizzarsi attraverso l'esistenza dei figli. No, non mi riferisco a questo. Diventare genitore non è mai stato per me
uno scopo esistenziale. Anzi, per un periodo ho creduto che non sarebbe mai successo. E la cosa, a dir la verità, dire il vero, non mi preoccupava. Ma l'ho sempre immaginato come un'esperienza importante che, mi sarebbe piaciuto vivere. Ecco. Ero curioso di vedere nascere, grazie a me, una persona completamente nuova e sapevo che seguirne il percorso di crescita sarebbe stata un'esperienza unica, no? E la cosa stupefacente è stata che quella personcina lì si è dimostrata da subito una fonte di ispirazione. Io non so perché, ma Vera ha sempre avuto una profonda saggezza e una pacatezza che mi tranquillizza. Ed eccolo lì, il mio faro nella tempesta. Non dovevo neanche cercare lontano, per fortuna. Lo è stata e lo è tuttora, in modi diversi e comunque sempre a sua insaputa. Tra parentesi, dato che lei non ascolta questo podcast, io ve lo racconto tranquillamente, tanto so che rimarrà inconsapevole ancora per un bel po' di tempo in merito a questa cosa. Mia figlia è il mio faro, quindi, ma lo è semplicemente esistendo, facendo parte della mia vita. In pratica io ho dei doveri verso di lei, che sono importanti, ma che non sono mai stati un peso per me. Piuttosto mi hanno sempre riportato con i piedi per terra. Ogni volta che io mi perdo tra le nuvole, che inseguo la mia creatività con il naso all'insù, che mi butto in una nuova passione senza freni, ecco che il pensiero di mia figlia mi riporta immediatamente alla realtà quotidiana, alle cose che non devo mai perdere di vista, ai miei compiti, ai miei doveri, insomma. Il secondo modo in cui lei mi fa da guida è con le sue riflessioni molto diretti ed efficaci. Non è di tante parole, a differenza di me, ma quando Vera dice la sua, puoi essere certo che ci ha ben riflettuto e sa molto bene dove vuole arrivare. Vi racconto questo episodio perché è divertente ed è esemplare, poi andiamo al noccio della puntata. Stavamo tornando a casa in auto, io e lei. Ero giù, come al solito, figurarsi. E Vera aveva, credo, circa 10 anni, non ricordo con esattezza l'età precisa. Preso dal momento di sconforto, come facciamo tutti noi genitori, ero alla ricerca di conferme. E così, senza un motivo preciso, mentre guidavo mi sono girato verso di lei e le ho chiesto a bruciapelo: Vera, tu vorrai sempre bene al tuo papà? E lei, per niente sorpresa dalla domanda, si è girata verso di me e mi ha risposto tranquillamente: Papà, a me non piace preoccuparmi del futuro. Preferisco vivere il presente. Sbam! Colpito e affondato. Di colpo scoppiai a ridere. E lei con me. Ridemmo crepapelle, mi ricordo. Lo capite? Il mio faro nella tempesta. Con una frase secca non solo mi aveva riportato con i piedi per terra, ma era riuscita a sdrammatizzare il momento, che per me era difficile, e sbloccò la mia ansia con una risata, una sana risata. Eccolo lì, il fascio di luce che fende le nubi nere e che ti porta in salvo, in porto. Il contatto con la realtà. Il segnale che ci indica la terraferma dove attraccare per mettersi in salvo. Intendiamoci, io non sto dicendo che chi non è genitore non può avere il proprio faro, no. Nel mio caso si è materializzato in mia figlia, ma potrebbe essere un amico, un luogo, un santuario personale. Abbiamo tutti bisogno di un riferimento concreto che esiste e sta lì, in quel posto. In quel posto che sappiamo solo noi e che quando occorre possiamo raggiungere per ritornare alla realtà concreta, quella che ci assicura la sopravvivenza. Potrebbe anche essere il nostro lavoro, per quanto possa essere spiacevole, è comunque la fonte
del nostro sostentamento e in mancanza di meglio dobbiamo tenercelo questo lavoro perché c'è da pagare le bollette e accidenti, questa è una motivazione più che solida. Anche per me il lavoro è stato un altro faro importante durante una delle mie tempeste, magari ne parleremo un'altra volta. E vabbè, se non ci piace il nostro lavoro, se non ci motiva, se non ci crediamo, beh, vabbè, quando avremo tempo cercheremo qualcosa di meglio, ma nel frattempo guai a trascurare i nostri doveri o rischiamo di far saltare per aria la nostra vita. Cercate voi la vostra luce, costruite voi il vostro faro dove volete, ma fatelo per garantirvi di poter ritrovare il porto quando la tempesta arriverà. E poi se non arriva la tempesta, ma tanto meglio, anzi io ve lo auguro di cuore, ci mancherebbe. E voi? Vi è mai capitato di perdere la rotta e di non avere con voi la bussola? L'avete vista la luce del vostro faro o vi siete arenati sugli scogli? Questa era la 37esima puntata di Alla ricerca dell'uomo perduto, il faro nella tempesta. Grazie per avermi concesso la vostra attenzione. Io sono Paola Gazzi e sono un uomo qualunque, spero uno dei tanti. Alla prossima! Alla ricerca dell'uomo perduto è un progetto semplice, spontaneo e non ha il sostegno di un canale ufficiale. È un viaggio che richiede lavoro, coraggio e certamente una buona dose di fiducia nel prossimo. È un incarico che mi sono ripromesso di svolgere con la massima onestà, in solitario e senza l'aiuto di nessuno. Ma c'è una cosa che conta per me e che mi renderebbe davvero felice. Se vi è piaciuto quello che avete ascoltato, se ritenete che sia interessante, utile, passate parola a chi vi sta a cuore. Non tenete per voi quello che vi viene donato e aiutatemi a svolgere il compito che mi è stato affidato. L'unico sostegno che conta davvero è il vostro, proprio il vostro.